È un bel salto nel futuro perché diversamente dal cuore meccanico, questo è un cuore bioartificiale. È molto vicino a quello che da piccoli vedevamo nei cartoni animati. Permetterà anche il ritorno a casa del paziente in attesa di poi di quello che sarà un trapianto futuro. Forse non avevamo manco capito fino in fondo quanto fosse grosso questo impianto e la risonanza che poteva avere. Questa tecnologia nasce in maniera forse anche abbastanza casuale, come quasi tutte le cose belle. Il professor Carpentieri, che era il pioniere della cardiochirurgia, pare che a tavola con il direttore dell'Airbus iniziò a parlare della possibilità di fare un cuore artificiale e questo esperto vetture aerospaziali iniziò a dire: ma noi riusciamo a controllare la direzione di un missile, non siamo capaci di controllare il battito di un cuore. L'intervento nasce da un'esigenza di dare risposta a tutti i pazienti che hanno una cardiomiopatia dilatativa in fase terminale. Oggi il trapianto di cuore non è possibile darlo a tutti i pazienti, sia per le controindicazioni del paziente stesso, sia perché non ci sono organi disponibili per tutti i pazienti che hanno necessità. In questo caso è nato perché il paziente aveva delle controindicazioni ad andare in lista trapianto di cuore, in quanto aveva delle pressioni polmonari estremamente alte e quindi non gli permettevano l'inserimento in lista. Questa era la sua, diciamo, alternativa al trapianto. Fortunatamente eravamo preparati alla gestione della procedura da una serie di training che abbiamo fatto. Il primo l'ha fatto il dottore Maiello qualche mese fa andando a Parigi, poi siamo stati in gruppo. In pratica viene tolto quasi completamente il cuore nativo e viene suturato attraverso delle valvole e poi attraverso l'aorta e polmonare, che sono i due vasi principali che ci sono, a cui è legato il cuore, viene suturata questa macchina. Una macchina che ha un meccanismo con due rulli che comprimono alternativamente il ventricolo sinistro e il ventricolo destro. Comprimendo una membrana di silicone, sposta un sacchetto che qua invece di essere un materiale meccanico è un materiale biologico, quindi un sacchetto di pericardio bovino. Cambia la qualità della vita, vedremo sul paziente che è stato, diciamo, un coraggioso, perché noi dobbiamo ammirare i pazienti che affrontano una cosa nuova. Questo è un cuore che, se dovesse andare bene, permetterà anche il ritorno a casa del paziente in attesa di poi di quello che sarà un trapianto futuro. E questo è un qualcosa che secondo me è molto vicino a quello che da piccoli vedevamo nei cartoni animati, la bionica, per cui è un qualcosa di estremamente nuovo, che rilancia un nuovo futuro e speriamo, insomma, che i risultati siano buoni come quelli che noi ci auguriamo.